Buonasera, allora vediamo adesso invece la lezione sui node editor con i materiali, una cosa che ho già affrontato, ma lo rivediamo brevemente dopo alcune considerazioni che abbiamo fatto la settimana scorsa sui materiali. Quindi per vederlo un attimino bene suggerirei di togliere il cubo e di sostituirlo con facciamo un toro, ok? Poi dividiamo l'immagine in due perché tra poco faremo il solito VMAP e qua proviamo a vedere se riusciamo a vedere in maniera rendere, tale da vedere che cosa succederebbe. Vedete che il toro è un po' bruttino, per vederlo un po' meglio bisogna fare lo smooth e vedete che viene una ciambellona plasticosa carina. Ora mettiamo uno sfondo, un'immagine. Per mettere lo sfondo, l'avevo fatto vedere in un video recentemente, basta che andiamo sul texture qua e vedete che la texture adesso, non avendo niente selezionato, c'è scritto World, quindi qui possiamo selezionare una texture. La texture la facciamo immagine e l'immagine la andiamo a prendere da disco. E prendiamo un'immagine HDR. Le immagini HDR sono quelle tipo dei scenari, tipo queste qua, il sole sul tramonto. Poi per vederla sullo sfondo effettivamente ricordiamoci che dobbiamo mettere l'influenza questa e vedete che abbiamo direttamente lo sfondo. Perché questo sfondo abbia un effetto sulla nostra ciambella, dobbiamo metterci un materiale, ad esempio, riflettente. Quindi selezioniamo così la ciambellina, andiamo sul materiale nuovo e questo materiale gli mettiamo mirror. Mirror, gli mettiamo che mirrori un pochino, vedete, tipo qua, e vedete che ti fa tutto questo effetto caruccio. Si può aggiungere anche degli effetti. E soprattutto se vogliamo vedere anche una dei riflessi, ci conviene aggiungere, modificare questa luce e metterla EMI in modo tale che generi un po' di riflessi un pochino più evidenti. Torniamo nella modalità rendered. Ecco, la luce aggiunta, vedete che crea fin troppi riflessi, un po' troppo forte, la riduciamo, mettiamola a 0,7 ad esempio, vedete, ok, e quindi adesso giriamo e ci fa vedere questi riflessi. Ok, quindi vediamo che ci dà degli effetti un po' strani. Possiamo ancora complicare la cosa aggiungendo anche un effetto zigrinato. Molto semplicemente selezioniamo col tasto destro il nostro toro, andiamo sull'immagine associata al nostro toro e ci mettiamo, vedete, queste sulle nuvolette di default, però noi diciamo che queste nuvolette agiscono sulla geometria anziché sul colore e quindi vedete che il toro diventa molto più irregolare. E poi si possono controllare, insomma, tutte le sue cose. Però adesso questo era solo per farvi vedere la fine, ma per il momento togliamo questo e ci occupiamo di fare l'OV map di questo toro, che vedremo non è proprio così banale, nel senso che io avevo insegnato effettivamente a usare. Quindi andiamo in Solid Edit Mode, ho detto che potremmo anche usare l'unwrap con Light Map, però visto che questo tipo di unwrap c'è un problemuccio, e cioè che se pur essendo perfetto in realtà non genera un risultato buono. Infatti se io adesso vado a fare vado qui e faccio il baking di questo oggetto, vedremo che poi il baking lo faremo in un modo leggermente diverso, quindi facendo il baking vedete che tab
viene fuori una cosa un po' irregolare, cioè praticamente le zone non sono omogenee, non sono vicine fra di loro, è un patchwork, quindi non dà una bella UV map. Quindi l'ideale qua per avere una UV map regolare è quella di finalmente di farlo con tutti i seam, cioè tagliare l'oggetto lungo certe direzioni. Quindi tagliamo, quindi nel caso del toro la cosa migliore è tagliarlo perpendicolarmente così, marchiamo il segno, quindi mark seam, e poi selezioniamo anche un altro sim interno, per esempio questo, alt tasto destro anche qua, e marchiamo anche questo sim, ok? Tagliandolo di qua e di qua, lui dovrebbe aprirsi in maniera pulita. E qui facciamo l'unwrap, quello viene finalmente ufficiale, l'unwrap che segue i sim. Ecco, vedete che qui ce lo fa quasi bene. Selezioniamo questo, lo mettiamo un po' verso il centro, SY per fare in modo tale che copra un pochino, G ce lo portiamo più o meno sotto, e poi se vogliamo potremmo ancora lavorarci, ma adesso va bene così per evitare di perdersi tempo, nel senso che possiamo mettere a. Mettiamo in O, che sarebbe in proportional mode, selezioniamo un punto e poi possiamo, riducendo un po' il proportional, vedete che possiamo lavorare in maniera tale da rendere, insomma, da spostare, da ottimizzare, insomma, la UV map. Adesso qui l'ho solo accennata brevemente, poi lo fate voi. Ok, adesso con la UV map più o meno fatta così. Se noi andiamo a fare il baking, vedete che il baking tab è venuto decente. Quindi questo effettivamente vedete che è pulito perché tutte le varie facce vanno normalmente nelle facce successive senza creare effetti sbagliati. Come nel caso precedente, che in realtà si capiva poco, no? Cioè, c'erano degli effetti fatti male. Ora, già questo potrebbe essere sufficiente in realtà, se non fosse che non rende bene l'effetto di riflesso e l'effetto eventualmente zigrinato che possiamo dargli. Ecco che ci viene in aiuto, diciamo, e soprattutto sì, i riflessi, ve l'ho detto. Il node editor, quindi con il node editor noi siamo in grado di lavorare e di ottenere i riflessi e tutto ciò che ci interessa di questo oggetto. Quindi per avere il node editor la cosa più semplice è andare in compositing mode, ok? E poi qua diciamo andiamo sul materiale, usiamo il nodo e qui cosa facciamo? Prendiamo questo materiale default e lo cancelliamo e gli aggiungiamo in realtà quello che serve veramente è il materiale esteso. Questo lo associamo al materiale che abbiamo fatto, che è il materiale 1, e poi ecco che abbiamo il colore, viene associato in uscita qua. Vedete che è riflettente. Quindi usando questa struttura noi possiamo andare a questo punto qui, dove c'è la light map di prima. E possiamo andare in edit mode, vedete che abbiamo la UV map. Eventualmente possiamo anche fare una nuova immagine, perché no? Quindi facciamo una texture 2, questa magari la facciamo bianca, giusto per vederla. Ok, ora proviamo a fare il baking. Avendo questa struttura, il colore. Allora, facendo così, facciamo più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto prima, bake full render. Vedete che abbiamo praticamente ottenuto la cosa di prima. Noi in realtà vogliamo ottenere di più e soltanto con Node Editor possiamo fare di più. E come facciamo di più? Possiamo aggiungere fondamentalmente quello che è l'effetto diffuso, non scusate, diffuso, la specularità. Per
aggiungerlo bisogna aggiungere un nodo che miscela le due cose, quindi facciamo add miscelatore, lo mettiamo qua in mezzo e poi gli misceliamo anche la specularità. Ok? Allora, avendo aggiunto la specularità, se noi facciamo il bake, vedremo ora, vedete che vengono aggiunte queste zone che sono gli effetti specchio. Adesso qui in particolare non è che si nota molto, ma perché sono colori leggermente spenti, bisognerebbe che fossero un po' più accesi. Però per vedere l'effetto qui si può anche, vedete qui c'è questo controllo, FAC, che se lo mettiamo a 0 fa intervenire soltanto il primo input che è il colore, quindi facendo il bake vedete che fa il colore di prima. Se lo mettiamo a 1 invece fa intervenire soltanto il secondo ingresso, quindi ci fa vedere soltanto l'effetto riflesso e vedete che praticamente l'effetto riflesso è fatto in questo modo qua, l'elemento riflettente. Mettiamo di nuovo a 0,5, vuol dire che dà sia l'uno che l'altro, facciamo il bake e abbiamo gli effetti sovrapposti. Ora però diciamo capire bene l'effetto diciamo di questo node editor e il perché è così importante, proviamo a fare ad aggiungere a questo toro quello che abbiamo visto prima, cioè un po' di struttura cioè non è perfettamente lucido. Ma gli mettiamo praticamente la texture questa che abbiamo visto essere un po' granulata, gliela mettiamo in geometria, no? Praticamente in questo modo abbiamo rendered. Vedete che è diventato un pochino tutto bitorzoluto e questo però dà un'idea anche molto interessante. Si può ovviamente farlo più piccolo, più grande, cambiare i parametri, insomma tutto quello che volete. Ma la cosa importante è che se a questo punto andiamo di nuovo a fare il baking, l'effetto è che si vedranno tutti i riflessi che daranno proprio questa struttura. Ecco, vedete che abbiamo ottenuto questo effetto. Ingrandiamolo, se ci riusciamo. Ecco. Quindi vedete che abbiamo ottenuto una texture che in questo caso oltretutto è abbastanza interessante perché siamo partiti da un tramonto e abbiamo ottenuto un effetto che è diciamo di tipo roccia, insomma, o comunque una pietra diciamo modellata. Poi ovviamente in funzione di come poi lo facciamo possiamo ottenere delle texture notevoli. Quindi una volta avuto questo tipo di texture iperrealistiche, diciamo, questo tipo di texture iperrealistiche possiamo ottenere soltanto miscelando specularità con con la nostro colore, no? E questo diceva quanto più di vicino, ho anche spiegato in alcuni miei video precedenti, alla possibilità di fare le normal map oppure in mancanza di normal map. Vedremo nelle prossime lezioni invece come fare anche proprio delle normal map vere su Second Life. Ovviamente qui per riuscire a sfruttarlo basta a questo punto esportare questo toro su Second Life e con la sua UV map che c'è dentro e poi magari eventualmente qui forse questo toro ne ha due di UV map, fammi vedere, no, ne ha una sola, perfetto, altrimenti è la UV map che abbiamo fatto perché l'abbiamo ricoperta. E poi una volta esportato il toro, gli si scarica questa immagine e la si mette addosso al toro, quindi si dovrebbe ottenere anche in Second Life questo effetto che rende un pochino meglio. E soltanto abbiamo potuto fare questo effetto soltanto utilizzando il node editor, altrimenti sarebbe stato virtualmente impossibile. O comunque sì, ci sono anche altre tecniche, ma sono addirittura più complesse, quindi se vi sembra complesso questo, sappiate che in realtà è la più facile. Quindi con questo per la lezione di stasera è tutto, ci vediamo poi per le vere e proprie normal map nelle lezioni successive.